Buongiorno a tutti, sono Michela Cascasi della Direzione Generale Musei e mi occupo appunto del processo istitutivo del Sistema Museale Nazionale che, come sapete, è un progetto coordinato dalla Direzione Generale, ma di fatto è un progetto che vede necessariamente un lavoro fianco a fianco con le regioni e quindi sono veramente contenta di trovare un'aula così densa e anche così rappresentativa del Sistema Museale Nazionale nelle sue varie componenti, per cui questo è proprio una testimonianza tangibile che il Sistema Museale Nazionale è una realtà di fatto, esiste. Ad oggi è composto da circa 800 musei tra accreditati e collegati e sicuramente quelli della Regione Emilia-Romagna rappresentano una componente significativa e importante. È anche doveroso rendere merito al lavoro che ha fatto la Regione in questi anni, perché ha fatto veramente un lavoro non solo di adesione formale al Sistema Museale Nazionale, ma proprio di un vero e proprio lavoro di ripensamento sulla propria storia rispetto ai livelli di qualità, agli standard di qualità, tanto è vero che è stato fatto un lavoro di revisione del questionario per allinearlo al questionario nazionale. Quindi questo è sicuramente un processo che testimonia anche veramente lo spirito di collaborazione concreta e fattiva fra le amministrazioni. Quindi sono, ripeto, veramente contenta di trovarmi qui insieme a voi oggi e cercherò di dare il mio contributo illustrando uno degli strumenti che la Direzione Generale Musei ha messo a disposizione. In realtà poi vedremo che sono più strumenti di tipo informatico, ma che in realtà, ecco, è stato pensato sempre nell'ottica di fornire un supporto concreto e reale alle esigenze dei musei che aderiscono a questo grande progetto del Sistema Museale Nazionale. Vi ringrazio.